che dire, ciao a tutti. A Allora, parte questo altro, cosa? andiamo avanti, va per favore, dai, andiamo. Allora, partiamo subito. Allora, il pezzo forte ve lo lascio a lui. Allora, siamo stati di nuovo ai mercatini. Abbiamo preso un po' di robina, però ragazzi abbiamo risparmiato veramente un sacco di soldi. Cosa Ha dici? voglia. Allora, qui c'è un altro braccialettino Ox, questa volta fatto così. Vedete, io questo già, uno lo sto già portando al momento. Fatto così. Allora, questo è con la Per medaglietta. l'esattezza, quello lì se lo volete vedere nell'altro video, però già così, insomma, ve l'ha più o meno Esatto. mostrato. Allora, qui abbiamo la medaglietta in argento, anche se questo è acciaio, ragazzi, però il colore è argento, come potete Ha vedere. come stile fiori, mentre Mentre questo questo ha... è innanzitutto un po' più scuro rispetto all'altro, come si può notare. Sì. È di un verdino, boh, petrolio Non è così forse. distante dal Tiffany, tutto sommato. Beh, oddio. Sì, insomma, Quasi, ok. quasi, quasi. Però ha questa volta la medaglietta color oro, sempre in acciaio, ragazzi. Sì. Ovviamente non ci fate caso, ma essendo usato è un po' rovinato, ma io poi lo pulirò. Qui invece vedete è perfetto. E qua è fatto stile pois. Vedete? Con la scritta, vabbè, ops, obiector, Sì, insomma. No, non è proprio lucidissima, però va bene. vabbè, poi comunque lo ripulirò, non vi preoccupate. Qua, vabbè, ha la solita chiusura. E questo è fatto in questo modo qua. Allora, arriviamo al pezzo forte. Vi ricordate quella famosa borsa che vi dissi nell'altro video che mi piaceva? Bene, Marco me l'ha voluta prendere. Io non ho detto niente. Cioè, l'ho rivista lì, ho detto, oh, che bella è, però non ho detto prendimela, o comunque non ho detto niente. Però me l'ha voluta prendere, mi ha fatto la sorpresa. Sì, poi tra l'altro guardando sul sito comunque del Luigio abbiamo risparmiato veramente tanti Soldi. tanti soldi, tanto per dirvi, credo che l'abbiamo pagato almeno l'80% meno di quello che è il prezzo che Esatto. paghiamo in store. Che poi tra l'altro, ragazzi, è perfetta, cioè non ha difetti, ecco, proprio è originalissima, ragazzi, vedete anche qua, Sì, anche perché se no non la vendono nel mercatino. esatto, c'è scritto Luigio, qua anche, Invece lui vedete, Marco non l'hanno ancora inventato, magari lo inventeranno nel prossimo giro. qua anche questo con scritto Sembra LJ. la sfera di cristallo per fare meditazione. Allora, l'interno, allora questo praticamente per chiuderla è fatta così, Quindi a semplicemente calamita. un bottone, quindi occhio a non romperlo perché poi dopo Esatto. sarebbe un Qui problema. ha una cosina che poi vi faccio vedere. L'interno è fatto così, ha Quindi una apro. tasca qua per magari metterci il cellulare. Qui un'altra tasca per metterci Un qualcos'altro, portafoglio ad esatto. esempio. Qui ha un'altra tasca con la chiusura. L'interno è fatto in rosa, quindi è stupendo, e addirittura ha la tracolla, quindi magari per non portare la spalla che può pesare si può utilizzare la tracolla. Io per il momento vedrò come starò messa con la spalla, nel caso in cui mi dà fastidio, metto la Mettere. tracolla. Quindi ha un interno viola, tre taschini, di cui una con Esatto. chiusura lampo. Con qua addirittura vedete la marca, Luigi. E qua, che volendo si può anche, vedete, togliere se volete, ma io penso che lo terrò attaccato. C'è questo. Io all'inizio pensavo fosse un portamonete. In realtà, sorpresa, guardate, c'è uno specchietto, ragazzi. Ok, sì, ancora in Ancora celofanato. in celofanato. Tra l'altro, se volendo, ah, tra l'altro vedete, questo è anche fatto uguale come la borsa. Sì. Se per dire, più avanti voglio cambiare borsa, esempio, questo lo posso sganciare e attaccare in un'altra borsa così da averlo sempre a portata di mano. Volendo, io penso comunque, non so se magari si potrebbe anche, non credo però, utilizzare come portamonete, non No. penso, perché No, è penso no, no. rigido.
Comunque, ragazzi, calcolate che io mi portavo uno specchietto mio in giro, invece questo è comodissimo perché appunto ha la sua chiusura, la sua il che chiusura. sì, lo rende comodo. Ovviamente fate in questo modo, lo mettete all'interno così e non si vede nemmeno, cioè ragazzi, rimane appeso praticamente. Adesso tirerò su momentaneamente la borsa per dritta per cercare di fare capire quanto può essere capiente. Quindi andiamo a vedere all'incirca così. Direi che è alta complessivamente almeno un 20 cm e larga. Non lo so. Beh, forse un 20-20, una cosa. Comunque è davvero spaziosa perché qua ci stanno parecchie cose. Vedete, qui c'è il gancino per mettere la tracolla, appunto, attaccarla qui e di qua per portare la tracolla. Io penso che questa la utilizzerò a morte. Mi piace tanto. Poi ragazzi, vi farò un video se volete quando inserirò tutte le cose per farvi capire la capienza, cosa ci entra, e in più vi volevo far vedere perché ho cambiato un po' di cose dall'ultima volta che ho fatto cosa c'è nella mia borsa. Ho cambiato un po' di cosine e vi faccio vedere appunto come le tengo. Vi faccio vedere appunto anche la capienza. E boh. Abbiamo qualche problema col treppiedi perché si è rotta una zampa di quelle tre, quindi qualche problema a reggersi, quindi potreste cadere anche voi, però allora, speriamo di no. Allora vi faccio vedere un'ultimissima cosa che mi sono dimenticata, praticamente qui sotto vedete ha questi piedini in modo tale che voi se per dire andate a mangiare fuori o che la appoggiate per terra la pelle non va a strusciare e quindi non si sporca. In teoria, a me piacerebbe poi vedere. Perché sporca, forse non si rovina. Forse. Non si sporca la pelle sotto. Che poi, tra l'altro, visto che su AliExpress vendono tipo per 20 centesimi, 30 centesimi, il portaborsa nel senso è fatto è tondo così, poi quello si apre, praticamente si può mettere sopra il tavolo, poggiato sopra il tavolo, e la borsa appesa in modo tale che non va per terra, tipo se mangiate fuori. State con gli a casa di un amico, per dire, lo poggiate sopra al tavolo, appendete sopra la borsa e la borsa vi rimane e la borsa vi rimane appesa, ragazzi. Quindi penserò che più là da AliExpress lo prenderò. Costa una cavolata. Anche se ci mette 2 mesi ad arrivare, non importa. E poi tra l'altro, ragazzi, mi dovranno arrivare delle cosine di AliExpress che ho preso. Quindi aspettatevelo, ragazzi, il video. Non so quando arriveranno perché purtroppo. Però speriamo arrivino. Va bene, ho finito di sproloquiare. Va bene, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Quindi mi raccomando, spolliciate se volete vedere il video della What's in my bag di questa qui giù. Però ovviamente perché voy avete visto credo quella della sì della bag. Bag, sì. Esatto, fatta direi un paio di mesi fa, credo verso febbraio, sì, prima, però diciamo prima che lockdown. Ancora non l'avevo organizzata per bene, adesso ho proprio tutto organizzato, poi cambierò delle cose, quindi vi faccio vedere se volete, ve lo faccio. Io lo registro. Se lo volete lo mettiamo, altrimenti. Quindi, okay. Quindi arriviamo a 30 like per questo video, se volete quel video, quindi mi raccomando, prima cosa, quando aprite il video, lasciate un pollice in su. Esatto. Peccato che l'ho detto a fine video e quindi... Vabbè, magari ve lo scriviamo, lo scrivi da qualche parte appena... Sì, mi invento, va bene. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, perché ciao, sennò ciao. Tiriamo lungo, ciao, notte volevo dire.